vediamo con questa stampante come noi possiamo stampare delle etichette di varie dimensioni, ma soprattutto non solo le stampiamo a colori, ma la stampante si occuperà di tagliare esattamente del formato che ci serve. Quindi quando abbiamo a volte delle etichette con posizione sulle informazioni degli ingredienti di un alimento, possiamo avere diversi formati in funzione della confezione e delle informazioni che dobbiamo mettere. Ecco, in questo caso noi abbiamo questa stampante che sta stampando tra l'altro su un poliestere argento. Come vedete, non solo ha stampato, ma si è anche occupata di tagliare la dimensione, questo è un poliestere argento, la dimensione dell'etichetta esattamente in funzione delle nostre esigenze. Quindi può capitare di avere etichette di diverse dimensioni, fondamentalmente perché le informazioni che dobbiamo stampare sono diverse, e quindi con questa stampante non abbiamo più il minimo tipografico da dover mantenere, ma ogni volta tagliamo esattamente alle dimensioni che ci occorrono. Su diversi materiali, questo è un poliestere argentato, e adesso andiamo a vedere come facilmente cambiamo il rotolo di carta e andiamo a stampare ad esempio su una carta dorata. Ecco, ad esempio adesso montiamo un poliestere dorato, un altro tipo di materiale. Andiamo a vedere com'è semplice. Quindi la stessa etichetta la stampiamo su un materiale differente. Possiamo anche avere delle carte bianche, lucide, semilucide. Allora, leviamo il rotolo con un LOD, che è un pulsante sul pannello frontale. Scarichiamo la carta, vedete? Un secondo. Queste sono dotate di chip, come vedete. Lo vado a caricare qua e lo inserisco nell'apposito alloggiamento. Vado a stringere, inserisco la carta nella fessura, la stampante carica e la carta. Siamo pronti. In pochi secondi abbiamo completamente cambiato il